Vuoi versarti da bere prima di iniziare? Assicurati solo di non afferrare il calice con il palmo della mano. Sì, è così. Il calice ha uno stelo per un motivo. Toccare il calice di vetro con le mani altererà la temperatura della bevanda, che si scalderà molto prima. Mentre siamo in cucina, controlliamo il frigorifero. La maggior parte è dotata di aree designate per le uova, che si trovano sugli scaffali degli sportelli, ma questa potrebbe non essere la soluzione migliore. La temperatura su questi scaffali tende ad essere un po' più alta rispetto a quella del frigorifero stesso, quindi non è il posto migliore dove conservare i cibi delicati come uova e i latticini. Ricordatelo la prossima volta che devi riporre degli alimenti. Inoltre, mentre stiamo ancora guardando all'interno del frigorifero, sapevi che aspettare che il cibo si raffreddi prima di refrigerarlo potrebbe essere più male che un bene? Mantenere il cibo a temperatura ambiente per più di 2 ore può aumentare la possibilità che possa andare a male. Quindi metti tutto in frigo il prima possibile. Assicurati solo di dividere il cibo in porzioni più piccole in modo che si raffreddi più velocemente. Cos'è che ho appena visto nel tuo frigorifero? Cioccolato? Beh, questo è un grande no-no! Indipendentemente dalla stagione, ricordati che non si conserva mai il cioccolato in frigorifero. Quando la temperatura è molto bassa, il cioccolato tende a perdere il suo sapore. Inoltre, nessuno vuole mangiare il cioccolato duro come una roccia. Ma parliamo della colazione. La prossima volta che metti a bollire un uovo, prova a mettere un cucchiaino di bicarbonato di sodio nell'acqua. I gusci d'uovo si staccheranno molto più facilmente. Un altro consiglio è quello di rompere l'uovo a un'estremità e farlo scorrere sotto il rubinetto. Il flusso d'acqua farà sì che il guscio venga via più velocemente e con meno disordine. Ti piacciono i frullati? Scommetto che non sapevi che esiste un modo corretto per caricare il frullatore. Inizia con i liquidi, poi aggiungi i solidi. Il movimento creato dai liquidi garantirà un frullato più omogeneo e senza grumi. Dopodiché puoi pulirlo frullando un po' di detersivo per piatti insieme a un po' d'acqua. Non metterlo nella lavastoviglie, poiché il ciclo completo può danneggiare le piastre metalliche del frullatore. Se hai voglia di un panino al burro di arachidi, ma il burro di arachidi si è scomposto con la parte oleosa sopra, ricorda, c'è un modo corretto per conservarlo. Metti il barattolo capovolto, in questo modo gli oli si distribuiranno uniformemente. Ti piacciono le bistecche, ma non riesci mai a ottenere la giusta consistenza? Potrebbe essere perché la mangi subito. Invece devi lasciar riposare la carne per almeno 10 minuti prima di tagliarla. Usare il coltello giusto ti darà risultati ancora migliori. Un coltello ben affilato ti assicurerà di mangiare una bistecca ancora più succosa. Ti piacciono gli spaghetti? Ti sei mai chiesto perché c'è un buco al centro del mestolo? Beh, in pratica quel buco serve per dosare una sola porzione. Ora saprai esattamente quanti spaghetti fare. Se utilizzi le padelle antiaderenti, allora non utilizzare gli utensili di metallo. Scegli invece quelli di legno o di plastica. Il metodo potrebbe graffiare la superficie delle padelle e danneggiarle. Anche tu sei un tipo da «stasera mangiamo gli avanzi?» E io che credevo lo fossimo tutti. Beh, ecco un consiglio veloce per riscaldare la cena nel microonde. Prova a stendere il cibo lungo i bordi del piatto. Il microonde è progettato per riscaldare il cibo nel modo più uniforme possibile, ma non se il cibo è tutto accatastato. Hai mai provato ad estrarre un solo Tic Tac dal suo contenitore? Basta girare la scatola di lato. C'è una fessura apposita sulla parte superiore in plastica. Non dovrai più agitare la scatola di Tic Tac come un pazzo. Se vuoi sentire della musica ma non hai un altoparlante, non preoccuparti. Se metti il telefono in una tazza o in una ciotola, il suono sarà più amplificato e potrai goderti le tue canzoni preferite. Stai andando di corsa e il tuo telefono ha esaurito la batteria. C'è un modo semplice per ridurre il tempo di ricarica. Basta impostare il telefono in modalità aereo. Vedrai, si ricaricherà fino al 100% in pochissimo tempo. Tendiamo a mettere il telefono un po' ovunque, nelle tasche, nella borsa e sotto il cuscino. E un sacco di lanugine può infilarsi nella porta di ricarica. Per motivi di sicurezza spegni sempre il telefono prima di pulirlo. Puoi utilizzare degli strumenti appositi per pulire la porta di ricarica, quella degli altoparlanti e del microfono. Assicurati solo di fare piano. Che bella scrivania che hai! Sapevi che quelle piccole gambe sul retro della tua tastiera servono per aiutarti a vedere meglio i tasti? Tuttavia, se sei in grado di digitare senza dover guardare la tastiera, allora non sollevarla. A lungo andare questa posizione può danneggiare i tuoi polsi. Se ti piace tenere tutto organizzato e usare i post-it, assicurati di rimuoverli sollevandoli da un lato all'altro per evitare che si arriccino. Sembra proprio che non sappiamo mai dove riporre le cose, in particolare le lenzuola.
Un modo semplice per non mischiarle è riporre ogni set in una delle sue federe. Non solo avrai un facile accesso a ogni set, ma sarà molto più bello a livello estetico. Quando si tratta di riporre i vestiti, le persone usano le grucce in legno non solo per motivi estetici. Possono essere più ingombranti e pesanti di quelli di plastica, ma sono ottime per respingere le tarme. Tienilo a mente, soprattutto quando riponi i vestiti invernali. Sei mai stato curioso di sapere a cosa serve quel buco nelle tue scarpe da corsa, quello proprio vicino alle caviglie? Beh, serve per una ragione. Più stretti sono i lacci delle scarpe, meno è probabile che ti vengano delle vesciche. Calza le scarpe correttamente e usa quel buco extra prima di andare a correre. Anche le tue maglie hanno un segreto. All'interno della maglietta, tra le spalle, c'è un piccolo passante che serve per appendere il capo se non hai una gruccia. Non c'è nulla di peggio di una valigia disorganizzata. Se non vuoi aprire la tua valigia e trovare tutti i vestiti stropicciati, allora invece di piegarli, prova ad arrotolarli e metterli dentro in modo ordinato. In questo modo risparmierai spazio, avrai un facile accesso a tutto ciò di cui hai bisogno e i tuoi vestiti saranno meno stropicciati. Non per essere invadente, ma ci sono un sacco di cose che vorrei mostrarti anche in bagno. Per eliminare tutti i germi delle mani devi lavarle per almeno 20 secondi. Inoltre ti consiglio di aprire e chiudere il rubinetto con il polso quando possibile. In questo modo avrai le mani perfettamente pulite per un periodo di tempo più lungo. Spazzolati i capelli dal basso se vuoi eliminare i nodi. Spazzolarli dall'alto causerà solo più danni. Quando è il momento di lavarti i capelli, assicurati di mettere lo shampoo solo sul cuoio capelluto. Fai attenzione però a non applicarlo direttamente in testa. Mettilo prima tra le mani e aggiungi un pochino d'acqua e poi massaggialo in testa. Puoi anche non mettere lo shampoo sulla fine delle ciocche, a meno che non siano molto sporche. La schiuma che scenderà dal cuoio capelluto sarà sufficiente per detergere tutte le ciocche. Prenditi cura anche della spugna. Lasciarla nella doccia calda e umida può aumentare il rischio di batteri nocivi. Una volta alla settimana lavala insieme al bucato, lasciala in ammollo nella candeggina diluita. Siamo sicuri che applichi una crema idratante dopo la doccia, ma c'è un modo corretto per farlo. Non aggiungere troppa crema sul tuo viso e assicurati di picchiettare, non strofinare. La tua pelle ti ringrazierà. Non devi essere un dentista per sapere quanto sia importante l'uso del filo interdentale. La prossima volta prova a farci un nodo. In questo modo sarà più teso e i tuoi denti saranno più puliti in pochissimo tempo.